So, part three, the kingdom of God. Terza parte, il regno di Dio. Let me pray for us. Preghiamo. Father, we want to see your kingdom come. Your will be done here on earth as it is in heaven. Start with us today. Amen. Padre, vogliamo che venga il tuo regno, che sia fatta la tua volontà qui in terra come in cielo. Comincia da noi, oggi. Amen. In our lifetime, the map of continental Europe has changed significantly. Nel corso della nostra vita, la mappa dell'Europa continentale è cambiata sensibilmente. Today there are 37 independent countries, compared to 22 back in 1960, when many were part of the USSR. Oggi ci sono 37 paesi indipendenti rispetto ai 22 del 1960, quando molti facevano parte dell'Unione Sovietica. Throughout human history, the question of where the border is has been the source of wars and the resolution in peace treaties. Nel corso della storia dell'umanità, la questione del confine è stata fonte di guerre e di risoluzioni nei trattati di pace. We're seeing it today with Russia claiming ownership over the eastern regions of Ukraine. Lo vediamo oggi con la Russia che rivendica l'appartenenza delle regioni orientali dell'Ucraina, trying once again to establish its old empire. Cercando ancora una volta di stabilire il suo vecchio impero. Whether an old claim or a new claim, it's not just the inhabiting of the land that marks a nation or kingdom. Che si tratti di una vecchia rivendicazione o di una nuova rivendicazione, non è solo l'abitare la terra a segnare una nazione o un regno. In the Old Testament, there are seven kingdoms mentioned. Nell'Antico Testamento sono citati sette regni. Ziklag, Edom, Zobo, Moab, Gilead, Philistia e Geshur. Ziklag, Edom, Zobo, Moab, Galad, Filistia e Geshur. Historians and archaeologists struggle to pinpoint on a map, as we only have fleeting references to them, such as this one. Ma gli storici e gli archeologi faticano a localizzare su una mappa questi, poiché ne abbiamo solo riferimenti fugaci come questo. So in 2 Samuel we see Absalom fled to his grandfather, Talmai, son of Ammihud, the king of Geshur. He stayed there in Geshur for 3 years. E in secondo Samuele leggiamo: Absalom fuggì e andò da Talmai, figlio di Ammihud, re di Geshur. Davide faceva cordoglio per suo figlio ogni giorno. Absalom rimase 3 anni a Geshur, dove era andato dopo essersi dato alla fuga. Kingdoms come and go, sometimes leaving their mark across the landscape, sometimes disappearing into oblivion. I regni vanno e vengono, a volte lasciando il loro segno nel paesaggio, a volte scomparendo nell'oblio. The kingdom of God was a very important idea to the people of Israel at the time of Jesus. Il regno di Dio era un'idea molto importante per il popolo di Israele al tempo di Gesù. As a nation and people, they had suffered centuries of being the punch bag of the Near East. Come nazione e popolo, da secoli erano stati soggetti alle aggressioni del vicino Oriente. They had been slaves and exiles. Erano stati schiavi ed esiliati. Had their temples and cities destroyed. I loro templi e le loro città erano stati distrutti. Their sacred and national treasures stolen. I loro tesori sacri e nazionali rubati. But what they held on to was the promise that one day
They would be the victorious ones. Ma ciò che qui si aggrappavano era la promessa che un giorno sarebbero stati i vincitori. Promises like this in Zechariah. Promesse come questo che troviamo in Zaccaria. On that day, I will make Jerusalem an immovable rock. All the nations will gather against it to try to move it, but they will only hurt themselves. On that day, says the Lord, I will cause every horse to panic and every rider to lose his nerve. I will watch over the people of Judah, but I will blind all the horses of their enemies. And the clans of Judah will say to themselves, the people of Jerusalem have found strength in the Lord of Heaven's armies, their God. On that day, I will make the clans of Judah like a flame that sets a wood pile ablaze, or like a burning torch among sheaves of grain. They will burn up all the neighboring nations right and left, while the people living in Jerusalem remain secure. The Lord will give victory to the rest of Judah first, before Jerusalem, so that the people of Jerusalem, the royal line of David, will not have greater honor than the rest of Judah. On that day, the Lord will defend the people of Jerusalem. The weakest among them will be as mighty as King David, and the royal descendants will be like God, like the angel of the Lord who goes before them. For on that day, I will begin to destroy all the nations that come against Jerusalem. In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli. Tutti quelli che se la caricheranno addosso ne saranno malamente feriti, e tutte le nazioni della terra si aduneranno contro di lei. In quel giorno, dice il Signore, io colpirò di smarrimento tutti i cavalli e di delirio quelli che li cavalcano. Io aprirò i miei occhi sulla casa di Giuda, ma colpirò di cecità tutti i cavalli dei popoli. I capi di Giuda diranno in cuor loro: gli abitanti di Gerusalemme sono la nostra forza nel Signore degli eserciti, loro Dio. In quel giorno io renderò i capi di Giuda come un braciere ardente in mezzo alla legna, come una torcia accesa in mezzo ai covoni. Essi divoreranno a destra e a sinistra tutti i popoli circostanti. Gerusalemme sarà ancora abitata nel suo proprio luogo, a Gerusalemme. Il Signore salverà prima le tende di Giuda, perché la gloria della casa di Davide e la gloria degli abitanti di Gerusalemme non si innalzi al di sopra di Giuda. In quel giorno il Signore proteggerà gli abitanti di Gerusalemme. Colui che fra loro vacilla sarà in quel giorno come Davide. La casa di Davide sarà come Dio, come l'angelo del Signore davanti a loro. In quel giorno io avrò cura di distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme. One day, maybe sometime soon, a great day was coming when Israel would be triumphant and the kingdom of God would be established. Un giorno, forse molto presto, stava per arrivare un grande giorno in cui Israele avrebbe trionfato e il regno di Dio sarebbe stato stabilito. So, imagine what it was like to hear the funky new rabbi that everyone was talking about say this. Immaginate quindi cosa si provava a sentir dire questo dal nuovo rabbino stravagante di cui tutti parlavano. Again, the kingdom of heaven is like a fishing net that was thrown into the water and caught fish of every kind. Il regno dei cieli è anche simile a una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni genere di pesci. Now, we are on the other side of history and the resurrection to know that the kingdom and the Messiah turned out to be completely different to what they were expecting. Ora, noi siamo dall'altra parte della storia e della risurrezione e sappiamo che il regno e il Messia si sono rivelati completamente diversi da ciò che si aspettavano.
So the shocking impact of this image is lost on us. Quindi l'impatto scioccante di questa immagine ci sfugge. But his listeners must have been horrified. Ma i suoi ascoltatori devono essere rimasti inorriditi. Every kind of fish. Ogni pesce di ogni specie. No, we the Jews are God's chosen. No, noi ebrei siamo gli eletti di Dio. Surely he should be saying, in the kingdom of God you will find, there will be. Sicuramente avrebbe dovuto dire, nel regno di Dio troverete, ci saranno. I suspect occasionally we too are left scratching our heads at the vagueness of what Jesus said about the kingdom. Sospetto che a volte anche noi siamo rimasti a grattarci la testa per la vaghezza di ciò che Gesù ha detto del regno. For something so central to the faith, he seems to speak obliquely and not directly. Dato che è qualcosa di così centrale per la fede, sembra che egli parli in modo obliquo e non diretto. But it goes back to what I said about the parables and the whole of scripture. We have to be prepared to grapple with it and come to an understanding. Ma questo ci riporta ciò che ho già detto l'altra settimana a proposito delle parabole e di tutta la scrittura. Dobbiamo essere pronti a confrontarci con essa e aggiungere a una comprensione. So, what is the kingdom of heaven or God? Quindi, che cos'è il regno di Dio o il paradiso? What does it look like and what does it mean to us today? Che aspetto ha e che significato ha per noi oggi? Jesus spends the whole of Matthew chapter 13 talking about it. Gesù passa tutto il tempo nel capitolo di Matteo 13 a parlarne. But don't worry, we're not going to look at all of them. Ma non preoccupatevi, non esamineremo tutte le sette parabole. Some we've already mentioned and have talked about the consequences of them for us as believers. Alcune le abbiamo già citate e abbiamo parlato anche delle loro conseguenze per noi credenti. Let's start with this one. Cominciamo con questa. Matthew 13, verse 44. The kingdom of heaven is like a treasure that a man discovered hidden in a field. In his excitement, he hid it again and sold everything he owned to get enough money to buy the field. Matteo 13, versetto 44. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde. E per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Has it ever occurred to you that the man is dishonest? Vi è mai venuto in mente che quell'uomo è disonesto? It's not his field. Non è il suo campo. Therefore, it's not his treasure. Quindi non è il suo tesoro. Burying treasure in the ground was how many people kept their treasure safe. Seppellire il tesoro sottoterra era il modo in cui molte persone tenevano al sicuro il loro tesoro. Particularly if they were unable to afford strong boxes and strong servants to guard it. Soprattutto se non potevano permettersi cassaforte e servi forti per custodirlo. An example of this is in the parable of the talents in Matthew 25. Un esempio è la parabola dei talenti che troviamo in Matteo 25. Remember where the third servant took the money and buried it in the ground until the return of the master? Ricordate quando il terzo servo prese il denaro e lo seppellì sottoterra fino al ritorno del padrone? The reason the master was so angry with the servant who buried the treasure was presumably because someone could have found it, as happened in this parable. Il motivo per cui il padrone era così arrabbiato con il servo che aveva seppellito il tesoro era presumibilmente perché qualcuno avrebbe potuto trovarlo, come è successo in questa parabola. In other words, the person who found treasure buried in a field was dishonest.
In altre parole, la persona che trovò il tesoro sepolto in un campo fu disonesto. Buying the field whilst pretending he had not found the treasure in it. Comprò il campo fingendo di non avervi trovato il tesoro. Demonstrates how great his passion to acquire the treasure is. Dimostra quanto è grande il suo desiderio di avere il tesoro. Does that shock us? Questo vi sconvolge? Jesus makes no comment about the dishonesty. Gesù non fa alcun commento sulla disonestà. Or that the kingdom of God is for the dishonest. O sul fatto che il regno non dovrebbe essere per persone come lui, disonesti. The kingdom of God, it seems, il regno di Dio, pare, is for the dishonest. E per i disonesti, the liars, i bugiardi, the lost, i perduti, the broken, gli abbattuti. And on discovering the kingdom, it brings them joy. E la scoperta del regno porta loro gioia. I like this reminder to the church from the late Rachel Held Evans. Mi piace questo richiamo alla chiesa di Rachel Held Evans. The apostles remembered what many modern Christians tend to forget, that what makes the gospel offensive isn't who it keeps out of the kingdom, but who it lets in. Gli apostoli ricordavano ciò che molti cristiani moderni tendono a dimenticare, che ciò che rende il Vangelo offensivo non è chi tiene fuori dal regno, ma chi fa entrare. Here's another story Jesus told. Ecco un'altra parabola di Gesù. The kingdom of heaven is like a farmer who planted good seed in his field. But that night, as the workers slept, his enemy came and planted weeds amongst the wheat, then slipped away. When the crop began to grow and produce grain, the weeds also grew. The farmer's workers went to him and said, "Sir, the field where you planted that good seed is full of weeds. Where did they come from?" "An enemy has done this," the farmer exclaimed. "Should we pull out the weeds?" they asked. "No," he replied. "You'll uproot the wheat if you do. Let both grow together until the harvest. Then I will tell the harvesters to sort out the weeds. Tie them into bundles and burn them and to put the wheat in the barn." Il regno dei cieli può essere paragonato ad un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando l'erba germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparve anche la zizzania. E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: "Signore, non avevi seminato buon seme del tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzania?" Egli disse loro: "Un nemico ha fatto questo." I servi gli dissero: "Vuoi che andiamo a coglierla?" Ma egli rispose: "No, affinché cogliendo la zizzania non sradichiate insieme ad essa anche il grano. Lasciate che tutte e due crescano insieme fino alla mietitura. E al tempo della mietitura dirò ai mietitori: cogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio." Sowing weeds into your enemy's field was a standard tactic between warring nations, and in this case neighbors. Seminare erbacce nel campo del nemico era una tattica standard tra le nazioni in guerra, in questo caso tra i vicini. If they can't feed their people, they weaken and possibly starve. Se non possono nutrire il loro popolo, si indeboliscono e forse muoiono di fame. So the kingdom of God has an enemy that determinedly and intentionally sows weeds amongst the good crop. Così, il regno di Dio ha un nemico che, con determinazione e intenzione, semina erbacce tra il buon raccolto. But if the kingdom of God is for the dishonest, the liars, the lost and the broken, how will we know the difference? Ma
Se il regno di Dio è per i disonesti, i bugiardi, i perduti e i falliti, come facciamo a capire la differenza? Here's the thing. Ecco il punto. The kingdom of God is not the church. Il regno di Dio non è la Chiesa. The church is part of it. La Chiesa ne fa parte, but it's not the sum total of it. Ma non è la sua somma. In Matthew's Gospel, Jesus mentions the church twice. Nel Vangelo di Matteo, Gesù menziona due volte la Chiesa. And the kingdom of God 55 times. E il regno di Dio invece 55 volte. Now, of course, the church wasn't yet established. Naturalmente la Chiesa non era ancora stata istituita. But this disproportionate amount of teaching should give us pause for thought. Ma questa quantità sproporzionata di insegnamenti dovrebbe farci riflettere. We, the church, are not the gatekeepers of the kingdom. Noi, la Chiesa, non siamo i guardiani del regno. Or even its guardians. E nemmeno i suoi custodi. We are its citizens. Siamo i suoi cittadini. The Bible says we belong in three ways. La Bibbia dice che apparteniamo in tre modi. When we follow Jesus, we are a disciple. Quando seguiamo Gesù, siamo discepoli. When we belong to a church, we are a family. Quando apparteniamo a una chiesa, allora siamo una famiglia. But we live as citizens of the kingdom, bearing its marks of justice, mercy, forgiveness, acceptance, inclusion and love. Ma viviamo come cittadini del regno, portando i suoi segni di giustizia, misericordia, perdono, accettazione, inclusione e amore. Does that remind us of anything? Ci ricorda qualcosa? Micah. He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. Michea 6:8. O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiede da te il Signore, se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? Jesus cannot be more clear in the parable. Gesù non può essere più chiaro. In the kingdom, it is not for the workers to do the weeding and uprooting. Nel regno non sono gli operai a fare togliere le erbacce e a sradicare. We are signing on as part of God's larger project. Noi siamo ingaggiati come parte del progetto più grande di Dio. God's forward purposes. Degli scopi futuri di Dio. We live in the here but not yet stage of the kingdom. Viviamo nella fase qui ma non ancora del regno. One day the whole creation will be renewed, so that as the prophet said, the earth will be full of the knowledge and glory of the Lord, as the waters cover the sea. Un giorno l'intera creazione sarà rinnovata, così che, come dissero i profeti, la terra sarà piena della conoscenza e della gloria del Signore, come le acque coprono il mare. And just one more thing for us to think about as the church. E ancora una cosa su cui riflettere come chiesa. In this parable, the farmer has already sown the seed. In questa parabola, l'agricoltore ha già gettato il seme. The kingdom has already been planted by God before we, the workers, arrive on the scene. Il regno è già stato piantato da Dio prima che noi operai arrivassimo sulla scena. The theologian Rowan Williams said, "The work of the church in furthering the kingdom is seeing what God is doing and joining in." Il teologo Rowan Williams ha detto che il lavoro della Chiesa nel promuovere il regno è vedere ciò che Dio sta facendo e unirsi a Lui. But how do we do that? Ma come lo facciamo? He goes on to say this. Lui continua così.
To those who still ask where Christ is, I reply, in everyone. To those who still struggle to see the mission of God, I reply, it's everywhere. Instead of waiting to see where God might be calling us, why not presume that God is calling us everywhere? Then every encounter, every journey, every day becomes an opportunity to see what God is doing and join in. A coloro che ancora si chiedono dove sia Cristo, rispondo, in tutti. A chi ancora fatica a vedere la missione di Dio, rispondo, è ovunque. Invece di aspettare di vedere dove Dio ci chiama, perché non presumere che Dio ci chiama ovunque? Allora ogni incontro, ogni viaggio, ogni giorno diventa un'opportunità per vedere ciò che Dio sta facendo e di unirsi a Lui. Jesus also used this illustration. The kingdom of heaven is like the yeast a woman used in making bread. Even though she put only a little yeast in 3 measures of flour, it permeated every part of the dough. Disse loro un'altra parabola. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in 3 misure di farina, finché la pasta sia tutta lievitata. People who are into this sort of thing have estimated that 3 measures of flour is enough to make bread for 100 people. Le persone che si occupano di questo genere di cose hanno stimato che 3 misure di farina sono sufficienti per fare il pane per 100 persone. She wasn't just making her daily bread, she was planning a party. Non stava soltanto preparando il suo pane quotidiano, stava organizzando una festa. But the woman and the bread are not the key focus of this parable. Ma la donna e il pane non sono il fulcro di questa parabola. The yeast is. Bensì il lievito. Yeast is so tiny, it's almost invisible. Il lievito è così piccolo da essere quasi invisibile. And yet it has an impact disproportionate to its size. Eppure ha un impatto sproporzionato rispetto alle sue dimensioni. So what can we say about the kingdom of God according to this parable? Che cosa possiamo dire allora del regno di Dio secondo questa parabola? It starts small. Inizia in piccolo. It's always growing. È sempre in crescita. Its growth is marked by mystery. La sua crescita è segnata dal mistero. And although today we understand the science behind how yeast works, that remains a spiritual truth. E anche se oggi comprendiamo la scienza che sta dietro al funzionamento del lievito, questa rimane una verità spirituale. It also exerts its influence from within, not from without. Inoltre esercita la sua influenza dall'interno, non dall'esterno. Just as the yeast makes dough rise from within. Proprio come il lievito fa lievitare la pasta dall'interno. To find this kingdom means that we must be where it is. Trovare questo regno significa essere dove c'è. Both within the church and outside of it in the surrounding culture. Sia all'interno della Chiesa che al di fuori di essa, nella cultura circostante. Jesus left his place in heaven and came to the world. Gesù ha lasciato il suo posto in cielo ed è venuto nel mondo. We must embody incarnate Jesus and, like him, merge the sacred and the secular and be found in the world. Dobbiamo imitare Gesù e, come lui, fondere il sacro e il secolare e farci trovare nel mondo. And just like the woman, we should be planning a party for the newcomers. E proprio come la donna, dovremo organizzare una festa per i nuovi arrivati. God invites you to participate in the greatest, largest, most diverse and most significant cause in history, his kingdom.
Dio vi invita a partecipare alla causa più grande, più vasta, più varia e più significativa della storia, il suo regno. What a privilege that is. Che privilegio. Amen. Amen. Mi faceva riflettere l'illustrazione del lievito, perché proprio ieri sera eravamo a cena con le altre tre persone con cui abbiamo organizzato tutto quanto il concerto, e c'è il caso che una delle tre persone è un laureato in biologia, e parlavamo di lievito e mi diceva del miracolo del lievito, che anche se liofilizzato, il lievito di birra, cioè avete presente quella che comperate? È liofilizzato, significa che dal lievito è stato estratto tutta l'acqua possibile, e il lievito senza acqua, qualsiasi essere vivente, il lievito è una cosa viva, dovrebbe morire. Ma il miracolo del lievito è che quando riceve di nuovo acqua, miracolosamente ritorna vivo e vitale e reagisce all'interno della pasta. Come credenti dobbiamo essere questo. Come credenti dobbiamo essere il lievito, dobbiamo essere coloro che nel momento che veniamo riattivati nel mondo perché crediamo e veniamo messi nella pasta che è il mondo, dobbiamo agire. Se tu che hai ascoltato quello che ha detto Gin e che il Signore ha detto tramite Gin quest'oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, io voglio essere il lievito. Io voglio essere colui o colei che trasforma la società dove sta. Non voglio passare la vita soltanto a credere in te, che già è grande cosa, ma voglio essere colui o colei che agisce in questa società. Signore, dammi il campo dove agire, la mia famiglia, i miei amici, le mie conoscenze. Dammi la possibilità di essere messo a dimora in un posto dove possa portare frutto per te. E Signore, dammi la forza, il coraggio, attraverso lo Spirito Santo, per fare questo. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.